Raggiunto Piero Badaloni. Buongiorno Badaloni. Buongiorno. Allora, tu stai realizzando un lavoro sulle Dolomiti per Rai Storia, quindi sei stato di recente a Longarone, hai visto Due questo settimane fa. 2 settimane fa, quindi hai visto proprio da vicino questo paese che porta ancora aperte le ferite di questa tragedia. Badaloni, dicevamo, Longarone oggi com'è? Prima di affrontare il tema drammatico, perché nessuno ha fatto nulla per impedire. Lo affrontiamo tra brevissimo. Oggi Longarone come si presenta? Longarone è una città che ha perso la sua identità storica. Un esempio lo rende in maniera efficace questo concetto. La chiesa è una chiesa nuova, disegnata da un architetto ispirato a linee molto moderne. Però quello che è sopravvissuto della vecchia chiesa lo tengono sotto, quasi nascosto, come la campana che era il vanto degli abitanti di Longarone, perché quando suonava si sentiva da Ponte nelle Alpi fino a Ospitale. E gli abitanti che sono sopravvissuti non lo hanno detto, però c'è la nostalgia per quella chiesa, c'è la nostalgia per il vecchio paese e c'è anche la rabbia perché quando si arriva nel cimitero a Fortogna, alla periferia, è un cimitero che sembra quasi un cimitero di guerra, l'ingresso sembra quasi quello di un hotel, no? Sempre questa voglia di modernità, di cancellare il passato. Quando si arriva nel cimitero ci sono 1910 piccole bare che in realtà sono delle targhette di marmo. E dietro le quali solo 726 sono le salme riconosciute, quindi ecco le ferite ancora aperte che si avvertono. Cioè, di quei Certo, è 2.000 arrivato il morti. benessere, ci sono 4.000, un'industria che dà lavoro a 4.000 persone, per carità, ci sono state, diciamo così, anche l'Enel che ha dato ovviamente i risarcimenti a tanti abitanti, quei pochi Sono sopravvissuti dei in piccoli realtà. indennizi, in realtà. Sì, gli abitanti e i sopravvissuti si lamentano, però quei soldi sono serviti a ricostruire una città che però non ha più l'identità del passato e soprattutto ha questa diga davanti che ricorda in maniera, no, inquietante Non la puoi cancellare quella dalla tragedia memoria. di 50 anni fa. Quella diga non si può cancellare, è stato detto, è un gioiello dell'ingegneria idraulica. Certamente bisogna, fuori del cimitero c'è scritto mai l'oblio della memoria. È vero, mai l'oblio della memoria, ma non soltanto dei defunti, ma anche delle cause di quella tragedia. Quello è che non si deve dimenticare. Allora andiamo, entriamo in questo capitolo che è un capitolo, come dire, agghiacciante della storia repubblicana, perché si sapeva tutto. 3 anni prima c'era stata una Appunto. frana enorme, eppure non si era fatto nulla, non si Vabbè, ma era fatto nulla, si era fatto di tutto. ci siamo chiesti a sufficienza del perché, nonostante quegli avvisi sinistri che tu hai ricordato, che ha ricordato anche il collega, che hanno ricordato i sopravvissuti, perché invece si è andati avanti nella I costruzione di quella contadini lo diga? sapevano, i contadini conoscevano le pietre, conoscevano Sì, però gli tutto. ingegneri sono andati avanti, hanno continuato a costruire, ma perché hanno continuato a costruire nonostante tutto? Tu te Si lo sei sa. dato una Eh beh, certo che spiegazione? me la sono data, anche perché lì sono andato a sentire e a vedere, ma non dimentichiamoci che c'era in arrivo una legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica e quindi c'era l'Enel dietro l'angolo. Allora la società privata che costruiva doveva sbrigarsi perché sapeva che poi sarebbe arrivata quella legge e soprattutto bisognava sfruttare al massimo quel bacino idrico. L'acqua è una risorsa, non dimentichiamocelo, però va usata in maniera saggia, costruttiva. C'era la corsa al benessere, no? Erano gli anni del boom economico e quindi da questo punto di vista la diga doveva servire a creare ricchezza, ma non giù a Longarone, su nel Friuli. Quindi c'era anche questo imbarazzante contrasto. Per sintetizzare, correggimi se sbaglio, in quel momento i soldi contavano più dell'uomo. Ah, no, non c'è dubbio, è una sintesi purtroppo. C'era una giornalista che scriveva all'epoca per l'Unità, che si chiamava Tina Merlin, ed è stata l'unica che denunciava e raccontava i timori dei contadini, che avevano interpellato anche degli esperti, che gli avevano detto che questa montagna poteva franare, che questa sciagura era possibile. Allora, noi andiamo a sentire un passaggio di un'intervista che Tina Merlin all'indomani di questa sciagura rilasciò ad una TV francese, perché poi tra l'altro anche i nostri mezzi di stampa fecero di tutto, insomma, per mettere le toppe, per non far uscire subito la verità. Tentarono di farla passare come se fosse un terremoto, ma un terremoto non era. Allora, 15 secondi adesso di queste parole di Tina Merlin alla televisione francese, dove dice: noi sapevamo tutto, i contadini sapevano tutto.
La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho gettato il primo grido d'allarme che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Si sapeva che la montagna sarebbe crollata nel lago. Si sapeva. Io vorrei tornare sull'argomento a Cotina Merlin. Benissimo. Anche noi, come dire, giornalisti, dobbiamo fare un minimo di autocritica. All'indomani della tragedia, grosse penne come Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Dino Buzzati scrissero che era stata una sciagura inevitabile, una tragedia della natura. In realtà così non era. C'era una voce, ma era una voce inascoltata, quella di Tina Merlin. Per quello dicevo, è importante non dimenticare i morti. Tra l'altro ancora non si sa nemmeno quanti sono esattamente. Ce ne sono 1910 nel cimitero di Piccole Bare, ma la cifra non è ancora chiara, ci sono dei dispersi. Ma la memoria, quindi dicevo, non solo dei morti, ma anche la memoria di quello che è stato il retro della tragedia, e cioè questo tentativo di forzare la mano alla natura, il tentativo di ignorare, di calpestare quella che era la difesa dei cittadini, dei montanari, della loro terra, e soprattutto la difesa della verità. Ecco, la memoria per difendere la verità. Secondo me Tina Merlin, se fosse oggi ancora viva, meriterebbe il premio Pulitzer. Allora, da questo punto di vista, io credo che sono tante le cose da non dimenticare e da non far dimenticare ai ragazzi, che magari sono stanchi di incontrare sempre questi sopravvissuti che raccontano la tragedia, come abbiamo sentito oggi, che hanno vissuto personalmente, ma in realtà stanno raccontando gli orrori di questa tragedia. A distanza di anni, Montanelli, che scriveva appunto di questa tragedia naturale, che poi naturale non era assolutamente, poi tornò sui suoi passi chiedendo scusa. È un errore che ho fatto in buona fede. Però ho commesso un errore, Indro Montanelli. Sì, poi è chiaro che l'attenzione è concentrata oggi sul Longarone, che ha avuto il maggior numero di vittime. Sono 5 però invece comuni. Ci sono anche, appunto, l'abbiamo detto, 5, ma due in particolare, Erto e Casso, che si trovavano proprio lungo la fiancata della montagna, di fronte al Monte Toc, di fronte alla frana del Monte Toc. Pensate che anche lì ci sono stati 29 morti. Uno dice, vabbè, 29 morti, ma 29 morti su 300 abitanti, quindi la percentuale è alta. Ma pensate che ci sono dei sassi che sono arrivati sull'altare della chiesa di Casso e li hanno lasciati lì. Io sono andato a vederli insieme alla sagrestana, mi ha colpito questa, e soprattutto adesso c'è la voglia di ritornare a far vivere quel paese, come di tornare a far vivere Erto. E lì c'è un altro aspetto di quella tragedia di cui si parla poco, ma che secondo me merita di essere quantomeno un attimo approfondito, perché il paese di Erto e Casso è stato trasferito in maniera violenta dall'altra parte, quindi in Friuli, sotto la Valcellina, in pianura, davanti alla base di Aviano. È un paese anonimo, ci vivono 1700 persone, c'è un tasso di suicidi altissimo. Perché? Perché sono quelle persone che sono state sradicate da quei loro paesi e che avevano chiesto invece di restare lì e di tornare a far vivere quei paesi. Un tasso di suicidi altissimo. Questo purtroppo è quello che risulta. E io penso che, oltre che lanciare giustamente un allarme su Longarone, perché non si dimentichi, penso che sia giusto ricordare anche la tragedia vissuta da Erto e Casso, che non si deve dimenticare insieme a quella di Longarone. Badaloni, io ho una memoria recente, sono un giovanotto di quasi 40 anni, però forse io sarò anche pessimista, ma purtroppo dal Vajont, da quella tragedia, il nostro paese ha imparato davvero poco, perché al di là del dissesto idrogeologico, mi corregga se sbaglio, se allarghiamo un po' lo sguardo ci rendiamo conto di quante volte i soldi sono stati più importanti dell'uomo, della vita umana, della tutela del creato. Io penso soltanto, ecco, a Taranto, dove stanno morendo migliaia di persone per un tumore, e si sa, e si sapeva. Io penso all'Eternit, migliaia di persone morte, si sapeva e si sa. La terra dei fuochi nel Casertano, si muore di tumore, si sapeva e si sa. Non ci ha imparato niente il Vajont, non ci ha insegnato niente il Vajont. Primo Levi, quando morì, adesso sembra strano che risponda così, ma ci metto 15 secondi. Primo Levi era uno dei sopravvissuti dell'Olocausto, no? Quando morì disse, o perlomeno nel suo libro scrisse, preoccupato, quando morirà l'ultimo dei sopravvissuti dell'Olocausto, l'Olocausto sparirà dalla memoria, no?
e soprattutto si comincerà a dire che l'Olocausto in realtà non era altro che una propaganda, no? Degli alleati. Ecco, allora il problema è proprio questo: i sopravvissuti si preoccupano di salvaguardare quella memoria. Allora bisogna fare in modo che quando moriranno, io gli auguro di vivere fino a 100 anni, ma quando moriranno gli ultimi sopravvissuti di quella tragedia, ecco che il Vajon non finisca in un angoletto, no? Ma soprattutto quello che ha significato quella tragedia del Vajon, perché altrimenti cominceranno ad essere sempre più frequenti le tragedie di cui tu hai parlato, ma io ci aggiungo anche quella degli immigrati che stanno ancora nello scafo sotto il mare. Noi lo sappiamo,